Benvenuti cari telespettatori a questo appuntamento con la rassegna stampa. Andiamo subito ad aprire la nostra edizione di rassegna stampa col nostro portale con il sito www.telemia.it e nel dettaglio vediamo i primi titoli. Vedete Calabria Terremoto di magnitudo 2.7 nelle acque del Marionio Meridionale. Andiamo ancora avanti eh, sui titoli, torno alle attese giornate fai e eh, vi invitiamo a visitare insieme noi Ardore il 26 e il 27 marzo. Ci saremo anche noi con le nostre telecamere. E poi il sindacato di polizia protesta per le condizioni in cui gli agenti sono costretti ad operare per le attività inerenti gli sbarchi di Rocella Ionica. Anche qua una notizia che ieri ha avuto eco. Un po' anche su tutti gli altri media con un comunicato stampa del SIO, il, il sindacato più rappresentativo della Polizia di Stato. E poi in piedi per Siderno scusa, eh, si scusa: abbiamo sbagliato a fare un passo indietro, dicono eh, ovviamente legato eh, all'attività politica e alle, alla delusione sull'attuale amministrazione. E poi vedete altri articoli che riguardano il nostro portale, andiamo velocemente ad aprire Gazzetta del Sud. Titolo principale di Gazzetta questa mattina, immaginate Genova come Mariupol e quanto scrive il, eh, e quanto dice Zaleschi in video collegamento a Montecitorio la richiesta di sostegno e le parole di Draghi anche aiuti militari all'Ucraina. Il Cremelino useremo armi nucleari se, solo se la nostra eh, esistenza sarà minacciata, è quanto dice la Russia. Appunto. E poi in alto gli occhielli, Gazzetta del Sud ha approvato in giunta il piano rifiuti, altri impianti, più differenziata, Gioia Tauro rasa al suolo la vegetazione nella zona Gillet. Spaccio di droga nel circolo ricreativo, la Procura chiede il processo per 17 nel Merino, un'organizzazione di pusher decisivo, il fiuto dei cani della finanza. Ancora continuiamo il negoziato, i morti veri e lo spettacolo della guerra. Ammettere che perfino l'orrore è immediato, e purtroppo è uno spaccato di questa guerra che ci dobbiamo comunque in questo momento subire. I profughi, la NATO, il gas dall'accoglienza. Ai supporti pratici, un decreto legge all'esame del Senato. Ancora, primo t e ancora in prima pagina, Benzina arriva il taglio di 30 centesimi, si torna ai livelli che non si vedevano da prima del conflitto. Per un pieno di 50 litri si pagheranno mediamente 15 euro in meno, e non è poco. Reggio, comune deleghe fuori giunta e consiglio sui trasporti. La politica al bivio. Ancora Reggio, un falso medico scoperto a Pellaro chiuse le indagini. Ancora e boom di contagi positività al 29%: personale anti-COVID in Calabria verso la proroga dei contratti. E poi sanità calabrese: tagli legittimi 60 giorni per reintegrare il budget dei privati. Ancora melidos, Scaffidi sull'ospedale, fondi inail negati. E l'interrogativo, ovviamente, niente ancora è stato deciso. Lasciamo Gazzetta del Sud, andiamo sul quotidiano del Sud, in primo piano ancora eh, quanto accade eh, in alto, in, eh, in guerra, Ucraina, Zaleski al Parlamento italiano, Mario Pol come eh, Genova. Immaginatela, distrutta draghi, dal nostro paese, anche aiuti militari, distrutti dieci ospedali, la Bielorussia pronta a combattere. E poi il dramma della guerra in Ucraina, la Calabria, terra di accoglienza, già ospitati quasi 2.000 rifugiati, unità di crisi regionale sta lavorando a ritmo serrato, verifiche per trovare strutture dedicate, mediatori e psicologi in campo per le scuole a Bivongi, l'abbraccio degli alunni a tre bimbi. Ancora a centro pagina, vedete Crotone, eh, Taisia, ecco la bimba, stava per iscriversi a scuola, il padre è arrivato in Italia. La piccola Taisia, vedete, è la bimba ucraina investita e uccisa a Crotone, purtroppo è scampata alla guerra ed è morta sulla 106. Reggio, poliamburatorio abusivo con un falso ginacologo denunciato, mentre sulla vicenda politica il commissariamento Ombra del PD boccia, continua a dare le carte. Ciro Marina tre anni all'ex parrogo per prostituzione minorile, gravissima l'accusa. A Nicotera, l'auto della vittima, vedete in fotografia concorso in omicidio, archiviazione per padre e figlia. E poi da Vibo archiviazione per 10 eh, ginecologi e qui in foto vedete Tiziana Lombardo. Le notizie che arrivano dalle cinque province calabresi, Cosenza, ehm, elezioni provinciali nel centro-sinistra volano gli stracci, mentre Cadanzaro verso le comunali, il centro-destra non esiste più. Reggio, lungo corteo di studenti per dire no alla guerra e poi vibo partito democratico il centrosinistra si compatta mentre a crotone Barberio un consiglio senza classe dirigente andiamo in basso l'anniversario casa editrici pellegrini una visione lunga 70 anni e qui la manifestazione dovremmo avere anche dei servizi oggi nel nostro tg di approfondimento e poi caso lido marechiaro assolti ex sindaco tecnici e imprenditore ecco l'ingegnere pietro raso in foto ci spostiamo ora eh, negli altri giornali calabresi. Vedete calabria.live, i giornali calabresi nel mondo il gran cuore delle scuole calabresi che accolgono bimbi e ragazzi ucraini. In Calabria arrivano tantissimi profughi ucraini, per lo più gruppi familiari con molti minori. Solo in Calabria, nell'anno scolastico in corso, gli allievi provenienti da tutti i continenti sono 11.902 di questi nel Regino 4.112. I nostri studi scolastici accolgono stranieri in continuazione questo è un bel esempio anche di accoglienza. Andiamo sulle notizie. Il Partito Democratico in Calabria... Eh, strutturare PNRR risorse e eh, poi ancora dice ehm, per rivoluzionare ovviamente la sanità, quello è l'obiettivo. Eh, Fena Will, vedete Calabria, servono eh, interventi emergenziali e poi eh, Sandro Biondo della Will si lancia a Gioia Tauro, il polo di attrazione imprenditoriale. Ancora Calabria in Parlamento, Cannizzaro ottenuta proroga per 800 lavoratori di sportelli Immigrazione. E poi qua c'è l'Ipsedixit di Rosaria, Sucur, il neopresidente della provincia di Cosenza. La visita dei vicepresidenti di Camera, Rosato. E poi ancora l'opinione di Emilio Enrigo, cooperare per il bene economico della Calabria incontro con il viceministro Frattin di Unindustria. E poi qua ancora eh, andiamo sul il premio Il Guerriero. Tra i vincitori Lamberti Castronovo e il colonnello Calcagni, entrambi molto conosciuti. Mondo Rosa ospita due donne e bambine ucraine. Ed ancora ad Altomonte a maggio la gran festa del pane. E qui viene già raccontata questa gran festa del pane. Poi la nostra emittente, che sarà in passaggio al digitale sul canale 76, di qui a pochi giorni, nel mese di aprile. Andiamo su eh, il giornale di Calabria, Covid, la Calabria nuova impennata di contagi, registrati 3.994 nuovi casi e 9 decessi, tasso di positività che schizza al 29%, aumentano anche i ricoveri, Covid è tutt'altro che archiviato e poi i comunali boccia oggi a Catanzaro per tentare di ricompattare le anime del PD. Va a giudizio per frode processuale. Il deputato del Movimento 5 Stelle eh, di Ippolito, già arrivati in Calabria 1903 ucraini scappati eh, alla guerra. E poi biondo sul porto di Gioia Tauro, è ora di passare dalle parole ai fatti, mentre un'industria Calabria e ancia a frattini le imprese dentro una tempesta. Lasciamo anche ehm, il, il giornale diretto da Soluri, il giornale di Calabria, e andiamo direttamente al Gazzetta, di Gazzetta del Sud all'interno. Andiamo a sfogliarla. Zaneschi, pensate a Genova distrutta. Dice: non siate un resort per gli amici di Putin, lunga stand ovation del Parlamento. Il Presidente Ucraino si rivolge alle Camere colpendo eh, gli italiani con un parallelo rispetto alla città di Maripol. E poi Draghi, popolo eroico, vi aspettiamo nell'Unione Europea. L'intervento del Premier, pieno sostegno contro la ferocia degli oppressori Insomma, non si è badato ai rapporti con la Russia in questo caso, ma in effetti si è guardata la sostanza dei fatti. Quindi, anche il nostro primo ministro è stato molto coraggioso in, in queste dichiarazioni contro eh, la Russia. Bucci e Toti. Noi medaglia d'oro per la resistenza, il paragone da brividi che risveglia una memoria collettiva. E poi la mediazione della Santa Sede e un nuovo invito al Papa, secondo il colloquio telefonico per Zaleschi con il pontefice, e appello reiterato: venga a Kiev, dice ma in una situazione del genere chiaramente è molto molto rischioso. Armi a Kiev e truppe al fianco della Nato. I giornalisti al fronte potranno acquistare in Italia, in deroga ai divieti, giubbotti antiproiettili, quindi ehm, si possono acquistare. Cosa prevede il decreto Ucraina BIS? Attualmente all'esame del Senato altro ehm, e poi ci sono 3.000 posti aggiuntivi per l'accoglienza. E qui guardate poi le armi italiane mandate in Ucraina, che poi non è che sono tutte però, insomma, è quanto viene ufficialmente detto: mega yacht ville lussuose e società congelati tesori per 850 milioni i beni degli oligarchi russi nel nostro paese. E poi lo scher eh, lo Scher Zaid. Di proprietà dello Zar, ovviamente le verifiche proseguono. Parliamo del mega yacht parcheggiato appunto nel, a Forte dei Marmi se non erro, è, dove è appunto di una lunghezza, pensate, di 162 metri, ah no, a Marina di Carrara è uno scorcio del mega yacht, vedete? Russo, che eh, si sospetta sia di proprietà di Putin. Conti in tasca e caccia planetaria agli amici di Putin e quanto viene il britannico Guardian, le organizzazioni stanno setacciando in tutto il mondo le proprietà e figure riconducibili al leader di Mosca. Per il mirino vedete Almarovic, Alisher e poi Usmanov e Oleg e ancora altri miliardari funzionari eh, appunto, della Russia sono solamente oligarchi, cioè gente che detiene il potere economico e che è affiancata al governo russo. Biden annuncia nuove aspre sanzioni dell'Occidente, il presidente statunitense sta per sbarcare a Bruxelles e in Polonia, verso la Nato e del Consiglio d'Europa eh, per la sicurezza, vedete, nessun aiuto a Mosca dalla Cina. E quanto viene ovviamente detto. Kiev contrattacca i russi nel Pantano, ecco qua. Putin in crisi, agita la minaccia nucleare. Se la stessa esistenza del Cremlino fosse in pericolo, l'esercito di Mosca perde Makariv, eh, offensive ucraine in molti centri. Gli invasori avrebbero scorte solo per tre giorni e abbandonano i mezzi. Pensate un po'. E poi la città eh, in cui fu composta Osole oh Mio, Contraerea e Barricate, Odessa alza le difese la sabbia eh, dello Yacht Club per realizzare fortini e eh, gli attacchi dal mare. Vedete come ci si organizza. Qui eh, in Ucraina, dobbiamo dire, c'è un esercito di popolo che eh, riescono in qualche modo a reagire. Ecco qua, guardate. E poi la fedele Bielorussia adesso teme un golpe lira dello Zar per il mancato intervento militare su Leopoli. Alexander Lukashenko sarebbe al corrente dei piani per spodestarlo e il presidente bielorusso alleato di Putin. Ma che rischi adesso? Beh, non è che si può entrare in guerra così, eh? 15.000 perdite dell'armata. Il capo di stato maggiore della difesa, cavo Dragone, dichiara appunto che i militari russi hanno perso 15.000 persone. Militari giovani o poco e poco motivati, famiglie ignare, si trovano ora persone. Lutti in famiglia, Alexei Navalny condannato a 9 anni, il più acerrimo oppositore del governo russo, carcere duro per frode su vasta scala, persecuzione infinita ovviamente, condannato a 9 anni di carcere duro. Immaginate un po' insomma come si porta avanti il regime e poi Borrell, eh, vedete, ora la vera sfida è attuare la difesa comune. Taglio dei 30 centesimi benzina sotto 1,8, tornato ai tempi di prima della guerra e il bonus bollette per attenuare l'aumento di luce e gas varrà fino al 31 dicembre. La riduzione delle accise durerà 30 giorni, il pieno di carburante costerà 15 euro in meno e poi stop ai lavori per i rincali. Eh, salta la norma a garanzia. Allarme del lancio, cantieri a rischio, insomma, la benzina è tornata ai tempi normali. Benzina e diesel, carburante in genere. Occupazioni, nuovi contratti sono per metà termine e sempre più brevi. I dati del ministro del lavoro dell'ultimo trimestre 2021: effetti della pandemia e ora della guerra. Arriva la nuova CIG, la nuova Cassa Integrazione. Andiamo in avanti, sui minori non accompagnati serve ordine e coordinamento. Per l'accoglienza il governo ha stanziato 507,5 milioni di euro. La ministra Lamorgese avverte sui pericoli che corrono soprattutto i piccoli profughi e poi la sulla, con la vaccinazione anticovid i medici ucraini potranno esercitare anche in Italia. Le strutture sanitarie possono procedere al reclutamento fino a marzo 2023. Il Donbass, in Dabas, sequestrati dai russi 2400 bambini. Pensate un po', accusa dell'ambasciata USA che sta, eh, che cita il Ministero degli Esteri di Kiev. Eh, e poi eh, Mosca risponde e respinge al mittente ogni affermazione. Se fosse vero, sarebbe veramente un crimine terribile di guerra. Bambini trasferiti per gli americani sono stati, eh, sono stati portati via illegalmente. E poi la moglie di un politico ucraino fermata con 28 milioni di dollari, una cifra assurda, al valico di frontiera, il marito ovviamente smentisce. E Anastasia Kotviska è la moglie di un importante politico ucraino e secondo la stampa appunto... Internazionale avrebbe cercato di far passare la frontiera attraverso un valico di frontiera per rifugiati in Unione Europea oltre 28 milioni di dollari in contanti contenuti in diverse valigie scoperte nel bagaglio della sua auto alla dogana Ungherese. L'obiettivo, secondo i media locali, era di portare il denaro in Europa per metterlo al sicuro. E poi la riflessione l'accoglienza di americani e tedeschi ai cosmonauti russi dallo spazio senza dominatori, l'abbraccio necessario che ha. Che ha colorato di pace la guerra. È eh, un bel abbraccio, eh, perché così dovrebbe essere, eh, ovviamente. Ora si aspira alla pace. Siamo tornati a 100.000 casi. Ecco, Per il direttore europeo dell'OMS, i principali paesi europei hanno revocato troppo brutalmente le misure di contrasto al virus. Un numero che non si registrava dallo scorso 8 febbraio. Si è tornati in piena pandemia. Green Pass, falsi. Medico arrestato. Ancora atti sessuali offerti da una paziente consenziente in cambio di una falsa attestazione di vaccinazione necessaria per avere il Green Pass. Pensate un po' a che punto si è arrivato. Eh, C'è anche eh, questo tra i casi contestati a un medico di medicina generale di Firenze, arrestato dai Carabinieri del NAS con l'accusa di aver predisposto false certificazioni di vaccinazione di Covid mai avvenute e in alcuni casi di aver iniettato una soluzione fisiologica ad alcuni pazienti convinti di ricevere il vaccino Pfizer. Nell'inchiesta sono indagate, pensate, 35 persone. E poi terrorista dell'ISIS uccide 4 persone. Andiamo in basso, ammazzata, accoltellata dal figlio. A cologno Monsese vittima una bibliotecaria di 61 anni, il 28enne, il giorno prima eh, vagava fuori di sé in strada urlando. Pensate, un omicidio quasi annunciato, insomma, cioè un fatto eh, che il figlio non stava in sé. Si sarebbe potuto evitare anche la tragedia. Sequestrato e seviziato un marocchino di 28 anni per 5 giorni poi è stato liberato, era stato nel bresciano, era stato preso un riscatto. Quando dicono che insomma, solo nella nostra regione vengono fatti questi fatti sono terribili ehm, e non meritano commento. Furto sacrilego nella basilica violata la teca della statua di San Nicola, eh, questo è avvenuto a Bari. E poi schiacciato da un telaio muore operaio del porto tragedia a Taranto. Andiamo avanti, siamo leggermente in ritardo, eh, saltiamo purtroppo sport e cultura e spettacolo perché non abbiamo proprio il tempo per poter leggere tutto. Approvato il nuovo piano di rifiuti, si punta molto sulla differenziata, l'obiettivo è realizzare impianti moderni e il rispetto dell'ambiente. Avviate le procedure per il raddoppio del termovolarizzatore di Gioia. Mentre a Cadanzaro un disegno di legge per affidare a Fin calabra la scalata alla sorical dopo il sì dell'esecutivo arriva in consiglio quindi ci si prepara alla uh, diciamo a i bronzi volano per il turismo anzi volano chiedo scusa l'accento cambia tutto eh, anche il governo guarda oltre, in effetti un confronto produttivo tra la vicepresidente della regione Princi e il ministro della cultura Franceschini, quindi uno slancio vero e proprio per il nostro turismo utilizzando i bronzi di bronzidiacei da 50 anni dal ritrovamento, una prospettiva più ampia oggi si insedia, anche il comitato ne abbiamo dato notizia proprio ieri ai nostri DG. I legittimi tagli alla sanità e ai privati recuperano? il 20%, il caso si trascina al 2018 già ricorsi e appelli. E poi Covid, i contratti in scadenza verso la proroga al 30 giugno. Boom di nuovi casi, 4000 positività, al 29% fusione ospedali commissari al lavoro. E poi eh, primo via libera ai voucher d'accoglienza profughi, la regione pensa a 1,2 milioni per dare assistenza Rinviato a giudizio, il deputato Ippolito deve rispondere di frode processuale. La vicenda ha avuto inizio con la denuncia presentata dall'ex senatore Aiello. Quindi. Ehm i fatti qui oggetto di contestazione risalgono al maggio del 2018 e sarebbero venuti dal tribunale di Lamezia Terme dove era in corso il processo per reato di diffamazione nei confronti dell'ex senatore Aiello. Nel corso dell'udienza di polo secondo l'accusa avrebbe prodotto nel giudizio una registrazione della propria conferenza stampa nel corso della quale aveva pronunciato l'espressione che il senatore Aiello aveva giudicato diffamatoria, sostenendo di non aver pronunciato le espressioni offensive. Di seguito però venne prodotto in giudizio l'originale della registrazione della conferenza stampa con relativa relazione di consulenza trascrittiva nella quale sarebbe emerso che il dipolito aveva effettivamente pronunciato le espressioni offensive, quindi ha fatto un falso processuale e quindi ora ne dovrà rispondere. Uniti per l'autismo in Calabria per amplificare forze, idee e voce, creare una scuola di specializzazione, poi a livello universitario la proposta della neuroscienziata Amalia Bruni andiamo sul reggio comune eh, pronte le sei deleghe per ricompattare la maggioranza qui al via diciamo il problema politico che c'è a reggio e naturalmente eh, si ragiona su tanto il sindaco paolo brunetti eh, definisce la squadra e è pronto a incontrare partiti e gruppi a italia viva vanno tre settori al pd 1 ma pesante poi le liste civiche confermano la loro presenza ai eh, dp diciamo le strade e poi tempi maturi pure alla metro city quindi probabilmente si preannuncia qualche rimpasto anche in metro city e poi sfide della mobilità la politica cerca di trovare una sintesi consiglio metropolitano e comunale congiunti sarà in discussione il documento strategico sulle infrastrutture immigrazione prorogati i lavoratori agli sportelli di Cannizzaro, ringrazia il Ministro dell'Interno. Ancora rimaniamo sul Reggio, Rione Marconi tra occupazioni e roghi, e poi ehm, ancora tra le notizie importanti, Aspa ancora poco trasparente eh, contestata la mancanza di dati in tema di accesso e partecipazione civica. L'ente del 2019 è retto da commissari ma non ci sono informazioni obbligatorie. Esecuzioni congelate. Il caso torna alla consulta. Nuovo cambio di rotta. La denuncia prende spunto dal decreto di scioglimento per mafia del 2019 con l'inchiesta. Internos. E poi ancora cure mediche garantite ai profughi ucraini, intesa tra Gomma e Istituto Nazionale Azzurro. E poi l'ACI offre formazione per ufficiali di gara. Vedete un corso gratuito. Andiamo ancora avanti. Falso medico esercitava appellaro scoperto e denunciato. Registrato un via vai di eh, pazienti, donne e anziani nel polimburatorio, dove avrebbe effettuato anche una vista ginecologica. Eh, indagine carbina del nucleo sofisticazioni avviata dopo le stranezze accertate eh, in una visita ispettiva. E poi, sull'ispettorato del lavoro, eh, Wilpa all'attacco: massiccia adesione allo sciopero. Vedete, spaccio nel circolo ricreativo chiesto il processo per 17 la guardia di finanza ha accertato le cessioni di cocaina e marijuana e il continuo eh, rinve rinvestimento dei lauti ricavi nel giro illegge le De degli indagati eh, ci sono diversi nomi che vengono poi messi ovviamente in lista tutti quasi tutti anzi tutti di reggio calabria un invito alla pace al liceo volta all'opera dei tessitori della storia e poi ancora eh, sul focus su scuola, diverse scuole della provincia che sono al centro delle nostre, eh, di queste pagine Olimpiadi scolastiche avanti! Tutta vedete eh, nelle selezioni ottimi risultati centrati anche gli studenti del Gulli e del Campanella. Complimenti a questi ragazzi che riescono a dare il meglio di sé e giustamente diventano anche protagonisti. Nel, in questo caso nel giornale, il circolo del PD elegge Galletta e annuncia il sostegno a Ranuccio, quindi eletto segretario del circolo di Palmi Dario Galletta. racconti eh, Raccolti 4000 farmaci eh, per il popolo ucraino consegnati alla Croce Rossa nelle zone di guerra e poi pistolesi. Non mi spiego il forfè di nella mia città. Verso le elezioni a Bagnara Calabra. Vedete, Bagnara aperta e poi la parte politica. San Ferdinando, Servizio Civile eh, Universale, ha ammessi 22 volontari e ancora nuovi giochi nell'area sul lungomare. E qui vedete le foto e gli articoli che abbiamo appena letto. Bagnara in festa per padre Irmito. Lo vedete, ha celebrato la prima messa nella Cittadella dell'Immacolata. Mentre a Villa San Giovanni gli studenti del liceo Nostro alle finali nazionali delle STEM. Andiamo ancora avanti, andiamo sulla Tirrenica, siamo sulla Tirrenica, quindi sulla piana di Gioia Tauro anche, Taurianova, sul lavoro, sospensione di due cantieri e l'attività de dei carabinieri, eh, due cantieri abusivi. Respinto il ricorso di Princi, il dirigente scolastico rimane consigliere regionale eh, contro l'elezione di Geraldi. Quindi l'esponente della Lega, eh, sapevo di essere nel giusto, quindi ve eh, lo vedete, Geraldi che è consigliere regionale della Lega. Eh, Princi aveva eh, fatto un ricorso contro l'elezione ma eh, è finito male. Eh, Tripodi risponde, il sindaco bacchetta la minoranza e risponde ai, a 13 interrogazioni di Polistena Futura. E qui viene eh, indicato nell'articolo. Andiamo ancora in basso, in questo ennesimo appello per lo svincolo e il raccordo con la Piedemontana, gli amministratori di San Piero di Carità e Serrata. Vedete la Montana, l'uscita della 2 a Laureana... Promessa da molti anni, ma finita nel dimenticatoio. E poi ancora, 40 anni or sono, la morte di Tigani, ricordato a Polistena, l'agente di polizia stradale che venne investito da un'auto durante un posto di blocco. Vincenzo Tigani, morto in servizio nell'82 a Bergamo. è bene che ci sia sempre memoria di questi fatti. Tagliata e bruciata la vegetazione, l'area delle sorgenti di Ghilea Gioia Tauro non è chiaro: si tratta di lavori di efficientamento dei pozzi. E poi a Rosarno una fabbrica di eh, filati in un bene confiscato. L'idea di Piria e Wiltec. Gli studenti di istituto hanno già iniziato la formazione per i laboratori. E poi la Wil puntare sul patrimonio Gioia Zes Mediterraneo. Ancora partiti per l'Abruzzo, i primi 32 migranti assunti dovranno lavorare in un'impresa. E poi i tirocinanti. Vedete a Rosarno. Impiegati in lavori di decoro urbano e qui li vedete in foto. Lasciamo anche questa pagina, ci spostiamo ovviamente avanti e andiamo sulla Ionica. Un attimo, non vorrei aver saltato, sì, andiamo direttamente sulla Ionica. Ehm, in primo piano ospedale, Scaffidi invita alla calma sui fondi INAIL, stiamo valutando riguarda Melito Portosalvo, il commissario dell'ASP risponde al consigliere regionale Neri, audizioni in commissione sanità bene, li eh, spiegherò tutto e poi un girotondo solidale contro la guerra e per il popolo ucraino, saline ioniche, protagonisti i ragazzi, istituzioni, scuole e chiesa uniti sotto lo eh, striscione i colori della pace, siamo noi Il sindaco Citaneruda, lavoriamo per la pace Casignana, celebrata la giornata della poesia. Eh, Celentano prova a guardare avanti. Programmiamo cultura e bellezza anche con mezzi e personale ridotti all'osso. Eh, e qui riguarda Casignana, vedete Rocco Celentano, il sindaco con la delega alla cultura eh, e poi il sindaco con la delegata alla cultura Agata Mazzitelli. Quindi eh, si programma, eh, è stata celebrata la giornata della poesia. Ovviamente si va avanti con la cultura, con Dofuri, cuccioli lasciati a morire in civiltà dura da battere. A Bova Marina, la prima famiglia di profughi, ospite del comune. Vedete, Bova, la macchina dell'accoglienza si è messa in moto. Casile dice eh, eh, attrezzati per 50 persone. E poi cuccioli lasciati a morire, eh, abbiamo già visto, lì c'è la foto, e quindi... Dall'idea di quanto accaduto tre pizzi e un'anima con il Monte di Antonimina, Ciminà e Canalo, un progetto per tre borghi da conoscere e valorizzare. Investimenti per riqualificazione da 1,8 milioni e poi lo, il futuro dell'Europa. Eh, dibattito al Mazzini. Ne avremo oggi un eh, ampio servizio sul nostro TG e poi l'AMPI nuovo. Ehm, ritrovo di un centro-sinistra poco rappresentato l'Associazione Nazionale dei Partigiani Barbara e Armando Panetta stanno portando avanti la campagna di tesseramento Barbara Panetta che conosciamo eccola qui in foto è una collega andiamo avanti Palizzi scuola bus fermo per disagi per gli alunni fino a lunedì per esigenze di manutenzione Mentre a Bovalino un tir carico di aiuti partito per l'Ucraina raccolti dalla parrocchia e la comunità ha risposto all'appello di Alessandro immigrato, immigrato nel Catanzarese. E ancora Bovalinopoli, la città come un gioco da tavolo. La scatenatissima iniziativa dei ragazzi della parrocchia di San Nicola di Bari. Vediamo di che si tratta la prima edizione a a riso alla cannoli srl proclamata migliore azienda del paese vedete quindi alla fine una delle squadre dei partecipanti a bovalinopoli complimenti a queste ragazzi anche per la fantasia dobbiamo dire per quello che hanno portato avanti e prodotto ci spostiamo in avanti e andiamo, rimaniamo sulla ionica Migranti accolti in condizioni precarie, Roccella le considerazioni del SULP sul suddetto hub del porto. La tensostruttura non può garantire neanche la sicurezza di coloro che vi operano, migranti quindi appena sbarcati al porto di Roccella. Poi, eh, energie rinnovabili, attenzione alle truffe, e ce ne sono tante, anche in Calabria ci sono consumatori che rischiano multe un procedimento illegito fiscale riconducibile alla vendita di impianti di energie rinnovabili e di eh, contratti di luce e gas. E qui ce n'è tanto da dire. E poi si derano 2030 l'alternativa bis all'esecutivo e al centro-destra. Primo risultato riscuote simpatie bipartisan, qualche riflessione sull'affollato incontro del movimento di Archinà. Quindi... E poi un corteo per dire no alla guerra, la sindaca, la pace invocata dai bambini tocca veramente il cuore È in inscenato dagli alunni a Caulonia, un bel corteo, qui le immagini, oggi naturalmente anche da noi il servizio. E poi il contest provinciale, via social, torneo dei confaloni siderno, si qualifica vinto il girone nel quale era opposta a Roccella, Camini e Cinque Frondi. Complimenti a Siderno. Le storie di Camini diventano un film, le regole del gioco, il, cor il corto di Bernardo Migliaccio Spina, regista che conosciamo, protagonisti, ragazzi, ospiti dei progetti d'accoglienza che raccontano se stessi. Complimenti. Andiamo a vedere uno sguardo al meteo, oggi non si parla di pioggia, in Calabria sole, un po' di nuvole, domani stessa situazione, dopodomani addirittura le nuvole spariranno, quindi un bel tempo primaverile come quello che ci auspichiamo da diverso tempo, abbiamo avuto veramente un mese di, eh, di marzo molto freddo, mai capitato probabilmente con le temperature, veramente da neve, anzi la neve in Calabria ora c'è. Anche in questi giorni, quindi piene le località, anche scistiche. Zelensky ringrazia il popolo italiano, vi siamo grati, dice l'intervento a Montecitolio. Mariupol, come Genova, immaginate, la distrutta e poi qui l'applauso dell'intervento. L'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione Europea, poi lungo applauso dei parlamentari. Accise ridotte per 40 giorni per sostituire il gas russo servono tre anni, quindi non sarà così semplice. Il presidente ucraino invita il Papa. E poi medici ucraini al lavoro in Italia. C'è un decreto che gli consente, una volta fatto il vaccino, di operare. Andiamo a ricaricare la pagina: accoglienza diffusa, vedete: accoglienza diffusa dei profughi tra decreto e realtà. E qui vedete i profughi distrutti, 10 ospedali. Il pentagolo annuncia russi in difficoltà. Eh, Mario, poi è allo stremo, ma resiste: c'è una, una battaglia fatta casa per casa, quindi si resiste. Molte le perdite della Russia, scambio di accuse tra Russia e Stati Uniti, Biden e rischio armi chimiche, Mosca solo insinuazioni ribadisce Mosca. E poi la Bielorussia sarebbe pronta a scendere al fianco di Mosca. Sempre più probabile un coinvolgimento nella guerra, quindi anche la Bielorussia potrebbe essere oggetto di sanzioni e poi Roman viaggia tra le Macerie e mette in salvo donne e bambini. Eh, Roman eh, Krungarko eh, e con alcune persone che ha salvato, vedete. Ognuno giustamente fa quel che può. Certo, cioè, se la Bielorussia dovesse scendere in guerra, ci eh, sarebbero problemi anche per questo stato. Quasi 2.000 rifugiati ospitati in Calabria, ecco l'accoglienza, la nostra regione, la regione eh, e poi da Bivongi, vedete: tre bambini accolti a scuola, l'abbraccio agli alunni all'arrivo dei ragazzi. Quindi iniziano le scuole a Bivongi caro energia, aumento dei costi stanno piegando il settore edilizio. La nota ovviamente del sindacato PNRR seriamente a rischio, ci sono delle difficoltà che si tenta di superare. Il padre di eh, Taisi, eh, Taisia vedete, torna in Italia. Interrogato il papà dell'investitore tra le ipotesi. Eh, scherzi col ragazzo ferito. Eh, scherzi col ragazzo ferito. Quindi addirittura si pensa. Un, un qualcosa di, 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 di un dispetto quasi come se fosse stata premeditata la cosa però sono delle accuse gravi bisogna poi capire ecco come andrà le indagini sulla morte della bimba ucraina eh, domani così dice l'articolista ci sarà l'autopsia eh, ci spostiamo sempre in, in queste pagine quotidiane si sarebbe presto iscritta alla scuola dell'infanzia, e qui la storia della bimba con le foto, la famiglia che li ospita, eccetera, eccetera, si occuperà anche dei funerali e del furgone e quanto è accaduto. Brutta storia, veramente brutta storia, scampare alla guerra e poi morire sulla 106, una vera e propria beffa. Continua la caccia al colpevole per la sconfitta in provincia di Cosenza, il commissariamento, ombra del PD. Nonostante si siano celebrati i congressi, Francesco Boccia continua a dare le carte. Nella giornata dell'acqua, l'Egambiente corre subito al riordino del settore in Calabria. Centro abusivo con falso medico. Vedete, i NAS scoprono un intero poliamburatorio in uno stabile di tre piani. Il finto ginecologo scoperto è... Era stato anche candidato alle scorse comunali. Quindi pensate un po' a Reggio, questo finto ginecologo che esercitava. Archiviazione per dieci ginecologi. La vicenda della morte di Tiziana Lombardo. Ancora la vicenda che tiene banco. Andiamo ancora avanti. E poi tre anni per prostituzione minorile inflitti all'ex parroco Marino. La notizia arriva da eh, Ciro Marina, assolto da accusi di di estorsione altro. Ma insomma, prostituzione minorile non è da poco, eh. Concorso in omicidio archiviate le posizioni di padre e figlia. Il delitto di Stefano Piperno, ucciso e bruciato. E poi Lido Marechiaro, assolti. Ex sindaco e tecnici imprenditori scagionati. Quattro imputati. Lavoro nero, controlli e pesanti. Sanzioni. Nel centro sinistra volano stracci. Botta e risposta tra i subcommissari del PD e Porco Divi. Anche eh, vedete il PSI si smarca a Reggio tra i Dem e Iacucci ribadisce le accuse a Stasi, ma non eh, mancano i malumori. Questo è, è ovviamente a Cosenza. Andiamo al volo: eh, Casali del Manco, Arthaus, una sala esplosiva nel cuore della Presila. E poi a Cassano tuteliamo i nostri riti sacri. Si avvicina la Pasqua, e naturalmente a Cassano. Si parla, cioè, lo, lo, lo annuncia anche il sindaco, eh, si parla di riti sacri importanti. Paola, finì in cella per droga, è stata risarcita perché era innocente. E poi lì c'è orientamento al lavoro, mentre la Mantea e clan Mannarino impugna gli atti. Al, nello Ionio, Corigliano Rossano, eh, Promenzio, eh, Stasi vede, dice dimettiti, quindi c'è ancora l'attacco politico dell'opposizione contro il sindaco Stasia. A Cadanzaro il centrodestra non esiste più, continua la fuga, eh, andiamo nel primo piano, ci è scappato, andiamo avanti. Il eh, destra non esiste più, eh, continua la fuga delle liste civiche verso eh, l'aggregazione di Valerio Donato, quindi eh, c'è una fuga. Cioè, dopo aver vinto il ricorso contro Fedele, Antonello Talerico resta candidato a sindaco. E poi il centro-sinistra si prepara alla battaglia unitaria. Ancora focus sul futuro del sistema Enrico Evento per il centenario aperto a Roma. E poi istituite tre commissioni di lavoro, nasce il coordinamento donne a Cadanzaro e poi ancora non alla guerra, le donne coraggiose fanno rete. Luoghi naturali, siti culturali e spiritualità in Calabria. A Botricello scatta la protesta dei tirocinanti, si invocano risposte dalla Regione. Mentre a Badolato, comuni associati per fondi destinati alla rigenerazione urbana. Vedete, dal Consiglio Lockei all'accoglienza dei profughi ucraini. Mentre a Soverato, siglata la Convenzione dei Comuni di Davoli e Satriano, 5 milioni di euro per le tre amministrazioni. E ci si dà da fare, ovviamente. La Lamezia, appalti sospetti, cadono le accuse eh, sulla giudiziaria. Il gruppo eh, De Nino dichiara in un luogo a procedere per cinque imputati. Colpo di spugna sull'inchiesta sui lavori della Fondazione Terina e il progetto MIUR. Ancora frode processuale, deputato, l'abbiamo visto, dei 5 Stelle di Polido a giudizio. E poi Soveria Mannelli, Tania, in una eh, casa della Caritas con i suoi tre figli e la madre. Si sviluppa diciamo così la, la solidarietà Crotone, Consiglio senza classe dirigente Barberio, riorganizziamo il partito anche per le prossime amministrative. Il segretario provinciale del PD, sull'amministrazione guidata da voce economia, imprese in crisi, servono aiuti. Questo certamente. Eh, sulla scuola, ciclo di seminari sull'antimafia. Abbiamo visto la giornata del 21 marzo, che è stata molto, eh, nonostante eh, la riduzione delle manifestazioni, comunque è stata molto sentita. A Caserma Mannino dice no: il commissario ritiene insufficiente l'iposito d'accordo con l'esercito a Cutro. Mentre a Isola Caporizzuto, vi ricordate le vittime di mafia, ma anche a Reggio, un lungo corteo di studenti per dire no alla guerra. Vedete la passeggiata della pace. Qui ci sono gli studenti, promossa l'Istituto comprensivo di Amicis bolani e qui diverse fotografie questo sgombro non sa da fare il caso eh, vedete eh, riguarda ehm, la pinetina il gruppo consigliare di forza italia sul campo sportivo di ravagnese trasporti palazzo alvare palazzo anzono dedicheranno un consiglio congiunto mentre ancora sfratti e morosità incolpevoli Versaggio aiuteremo le famiglie in difficoltà ecco i primi due guerrieri eh, promosso dal direttore artistico dell'Officina dell'Arte, eh, Piro Malli. Vedete il riconoscimento andrà al Cornello Calcagni e al dottor Lamberti Castronuovo, conosciuti entrambi. E poi eh, Bagnara, Bagnara Aperta rilancia Pistolesi, quindi ancora eh, langue la campagna elettorale, si muove solo la coalizione civica. Vedete, noi contro l'incapacità gestionale e la mancanza di programmazione mentre l'amministrazione comunale di Montebello Ionico non pubblica gli atti e qui vedete la polemica in questo articolo Villa San Giovanni, la terza D alla finale nazionale dell'Olimpia di Stem a Bagnara la prima messa con Don Iermito la Locride, apriamo questa pagina della Locride il PD ancora diviso alla meta Vedete, a bianco, nessuna intesa sul segretario cittadino da votare il 3 aprile. Scontro serrato, la scelta del nome determinante per gli accordi in vista alle elezioni comunali. E eh, qui poi i nomi, vedete, Ferdinando Maisano, eh, per la verità il tem eh, tempo circa il nome anche di Franco Isola, la Pino Albanese ha tirato le fila qua in, eh, nella politica bianchese. E poi Scuole De Gasperi è incontrata schiavo, lavori aggiudicati e poi... Ovviamente ed il Millennium è la ditta che dovrà svolgere i lavori ad ardore. Camini, laboratorio residenziale sul mondo del eh, MACAM. Ci spostiamo al centro pagina, ancora da bianco. Medicinali, vestiti e generi alimentari raccolti e spediti ai confini dell'Ucraina. L'associazione TICE con la Chiesa Evangelica di Branca Leone. E qui gli operatori, vedete, sociali che raccolgono i beni. No all'accoglienza a tutti i costi, servono garanzie. Il Sulp lamenta condizioni precarie in occasione degli sbarchi. A Roccella vedete c'è il comunicato che ha spiegato le difficoltà in cui operano gli operatori di polizia. Quindi, non è che si può eh, accogliere se non ci sono le condizioni di eh, tranquillità per chi opera. Andiamo ancora avanti. No, eh, c'è cioè l'ultima pagina, questa è la piana, il PD si schiera con Ranuccio a Palmi, la città può fare il salto di qualità, mentre a Polista, Napolicaro, delusione inaspettata, le sue parole non credibili all'affondo del partito comunista. E poi vedete altre notizie, da Giffone, festa grande per le 100 candeline di nonna Giuseppa Pasqualone, mentre a Cittanova, Biagio, Biagio, Biagio Izzo alla Gentile con Tartassati dalle tasse, un divieto di sosta a sorpresa a candidoni istituito senza atti politici o gestionali. Quindi qualcuno lamenta anche i divieti di sosta. A Vibo, il centro-sinistra si ricompatti, il comune non partecipa poi al progetto eh, sulle mense scolastiche, mentre sempre a Vibbo Pizzo una stazione all'avanguardia ancora le tante questioni gestionali irrisolte a Nicotera e l'insufficienza della giunta qui la politica è in primo piano e mentre a Spilega i lavori di restauro del vecchio acquedotto a Mileto al municipio e all'assemblea provinciale Avis mentre a Sant'Onofrio una serata in musica dedicata alle donne Dobbiamo saltare le pagine di sport, giusto le previsioni meteo, e così manteniamo gli orari. Vedete: oggi la Calabria eh, splende il sole, in Calabria splende il sole. Le temperature che oscillano ancora le minime sono basse. E la provincia dove fa più caldo è quella di Reggio Calabria, eh, o comunque non scende in grado. Cosenza ancora mantiene la neve, specialmente il Camigliatello Silano, anche se nella provincia di Reggio Gambarie ancora ha tutto, tutte le vette innevate. Per domani la temperatura salirà di parecchi gradi, 2-3 gradi almeno e come vedete il cielo sarà totalmente sereno. Dopo domani, quindi venerdì, ancora temperature in salita, arrivata forse la primavera, il cielo sereno, quindi vedremo ora il tempo che farà nei prossimi giorni. Eh, se c'è qualche notizia di ultima ora la carichiamo altrimenti è giusto il tempo di ringraziarvi per averci seguito e darvi l'appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale alle 13.30 sempre su Telemia naturalmente e fra qualche giorno saremo sul canale 76 dall'85 passeremo all'86 grazie e buon proseguimento ai nostri programmi